A tutti voi, miei cari amici, un bentornati o un ben ritrovati o un benvenuti. Settima puntata del ciclo di catechesi Danno un senso alla vita di cielo. Stiamo cominciando ad entrare un po' nel vivo, nel clou di questo viaggio, la cui prima parte, come sappiamo bene, ha una finalità, diciamo così, diagnostico-conoscitiva. Dobbiamo cercare di raccapezzare un pochino quello che accade dentro noi stessi, come prima cosa, per avere un quadro oggettivo più possibile della nostra realtà, in vista appunto di un percorso di guarigione e di liberazione che ci porti, se Dio vuole, anche molto lontani. Però, ecco, prima di andare molto molto lontani, dobbiamo fare questa salutare fatica di entrare bene dentro noi stessi e vedere come disse il Signore al popolo di Israele, un tema tipicamente quaresimale, con il periodo in cui cade questa catechesi: cosa c'è nel tuo cuore? Nostro Signore a Israele ce l'ha fatto stare 40 anni nel deserto perché vedessi quello che c'è nel tuo cuore, si legge nel capitolo 8 del libro del Deuteronomio, e se avresti servito Dio o no. Noi stiamo cercando di andare a vedere cosa c'è nel nostro cuore. La volta scorsa ci siamo soffermati, ecco, su alcune sintomatologie brutte e patologie brutte, entrando soprattutto dentro le dinamiche distruttive delle paure che alimentano come sorgenti stramaledette, ecco, tutti quanti i nostri vizi, ecco, comportamenti sballati o sbagliati. Sappiamo bene che la paura è il primo atteggiamento con cui l'uomo ha reagito, diciamo così, a Dio dopo il peccato. Quindi, subito dopo il peccato originale, ha paura. Subentra la paura di Dio, ecco, la paura distruttiva. Bene, per ragioni di completezza, la volta scorsa abbiamo visto le paure, diciamo, un po' più rilevanti da un punto di vista, come dire, esistenziale e dai risvolti anche morali, no? Quindi quelle che alimentano i vizi. C'è anche tutto quanto l'ambito delle paure psicologiche, o l'ambito, per esempio, dei tic nervosi che ci portiamo dietro, o anche delle piccole manie, no? Per esempio, facciamo un pochino. Chi si mangia sempre le unghie, chi si mangia sempre, che ne so, le pellicine, chi si mangia le penne, chi ha dei tic o dei patterns, quindi dei movimenti tipici del corpo che in certe situazioni reagisce sempre in un certo modo. Ci sono le paure psicologiche, ci sono le paure tipo la claustrofobia, la paura del buio, l'aracnofobia, quindi la paura dei ragni, la paura degli insetti, quelle cose che fanno un pochino le vertigini, chi ha paura dell'altezza, no? Sono tutte quante forme di infermità o di debolezze, sono sintomi, molto difficile delle volte entrarci dentro, però generalmente anche dietro queste cose ci può essere qualche ferita primordiale, no? Una persona è terrorizzata del buio, è molto verosimile, è molto frequente che al buio abbia vissuto, magari in epoca ancestrale o comunque nella tenerissima infanzia, qualche vicenda assolutamente distruttiva. Quindi ha, come dentro di sé l'associazione profonda e dolorosa, buio uguale situazione di morte. Quindi buio va evitato a qualunque costo. Ecco, sappiamo che alcune di queste cose possono diventare patologiche, no? Pensiamo per esempio alle manie, pensiamo alle manie della pulizia. Cioè, la pulizia è una cosa buona, ma penso che sappiamo che ci sono delle persone che sono ossessionate dalla pulizia, cioè sia per quanto riguarda la casa, sia per quanto riguarda i vestiti, la persona, insomma, no? I maniaci dell'ordine, nel senso che se ci sta una penna fuori posto, sclerano,
D'accordo. Ci sono delle forme, me le raccontarono queste cose alcuni esperti proprio in psicologia, che sono patologiche. Ci sono delle persone che entrano in alcune dinamiche rutinarie, patologiche, per cui cioè, prima di fare una cosa mettono, cioè, devono andare a letto, allora devono fare dei movimenti a ripetizione, quindi devono mettere la sedia in quella posizione, la lampada in quell'altra posizione, le scarpe che si sono tolte in quella posizione, le pantofole in quell'altra posizione, e se qualcuno inavvertitamente o volontariamente gli rompe la sequenza, quindi gli rompe le uova, è il finimondo, devono ricominciare tutto da capo. Quindi, questo è quello che purtroppo ci portiamo dietro, no? È chiaro che in un'esperienza di liberazione globale, totale, piena, come quella che nostro Signore realizza, queste cose che sono tutte quante infermità che ci portiamo dietro, debolezze, e dietro le quali chissà che cosa ci sta, perché qui noi in questa analisi riusciremo a vedere qualcosa, ma è sempre un qualcosa, lo vedremo nelle puntate seguenti. C'è una parte di noi che rimane comunque sconosciuta, che è l'io inconscio, che esiste purtroppo. Noi siamo un mistero per noi stessi, non ci conosciamo così tanto bene. E quindi qui mettiamo un pochino di basi generali per avere quel minimo indispensabile, ma rimangono comunque dei buchi neri, delle zone d'ombra. Tutto questo poi lo dovremmo tutto portare al nostro Signore, perché se non se lo prende in mano Lui per farci proprio un repulisti generalizzato, non usciamo fuori, ecco, da alcune dinamiche distruttive. Allora, questa sera facciamo uno step seguente, utile sempre per comprendere un pochino quello che accade dentro noi e quali ulteriori dinamiche distruttive possono essere state scatenate o essere tuttora in atto dentro di noi. Questa sera si parla di diavoli e di diavolo, argomento sempre molto, molto gettonato. Io lo vedo, insomma, con i titoli degli interventi e delle catechesi. Quando c'è di mezzo il diavolo, stranamente si assiste a dei picchi di ascolti, d'accordo, o di download, perché è sempre un argomento che intriga un po', anche se non va bene che sia così, perché non bisognerebbe dargli tutta quanta questa importanza. Allora, affianca le paure, siccome la paura è una grande leva del diavolo, la paura è una grandissima leva del diavolo, una delle tante però, dobbiamo vedere un pochino di tecniche con cui siamo fatti fuori dal diavolo. Noi siamo in un punto del nostro percorso dove abbiamo visto le ferite ricevute, certamente, abbiamo però visto anche quello che abbiamo fatto, abbiamo cominciato ad entrare dentro il mondo del nostro cuore, dentro le relazionalità, i comportamenti malati o segnati, profondamente feriti da tante situazioni. Adesso dobbiamo capire come il nemico della nostra salvezza purtroppo lavora contro di noi. Cosa fa, come lo fa, come discernere purtroppo le sue operazioni onde poterci difendere. Questo non è un argomento che possiamo passare sotto silenzio. Molti ci hanno paura del diavolo quando agisce in maniera appariscente straordinaria. Cioè dice, ah, non sei stato di mezzo il diavolo, ah, dice, mi hanno invitato ad assistere a un esorcismo, non ci vado, ho paura. È comprensibile che uno ci abbia paura di queste cose, no? Ma la paura più seria e più sensata, perché questa è una paura sana, e sono anche le paure sane, non è dell'azione straordinaria del diavolo che dovremmo averla, ma è di quella ordinaria. Perché a quella ordinaria siamo soggetti tutti, nessuno escluso. Cioè, quello di cui parlerò questa sera è vita di tutti, nessuno escluso, ma manco il nostro Signore è stato esentato dal combattimento contro il diavolo. Stiamo celebrando la Quaresima, in Quaresima ricordiamo Gesù 40 giorni di digiuno nel deserto e poi la tentazione del diavolo che si è scatenata anche contro di lui. Figuriamoci se non viene
a noi, no? Lui ha combattuto e ha vinto per noi e ci ha anche insegnato alcune tecniche di combattimento. Però il nemico dobbiamo imparare a conoscerlo e ci serviremo di un grande, uno dei più grandi maestri indiscussi e assolutamente indiscutibili, oltre che indiscussi, di discernimento, che è Sant'Ignazio di Loyola, che nei suoi esercizi spirituali ha scritto delle cose molto edificanti sulle tecniche di combattimento del nemico ed anche dà dei criteri di discernimento per comprendere invece quando dentro di noi comincia a muoversi qualcosa di buono che viene da Dio. Adesso vediamo anzitutto di cominciare a vedere le tecniche di combattimento del nemico. Per chi conosce gli esercizi spirituali, si trovano queste cose che leggerò e commenterò nella sezione degli esercizi dedicati alle regole, cioè il numero dal numero 314 in poi. Ecco. Vedremo anzitutto le 5 regole, che sono la prima, la seconda e poi la dodicesima, la tredicesima e la quattordicesima, che riguardano proprio l'attività del diavolo nei confronti delle anime, quindi come cerca di espugnare, di conquistare la fortezza della nostra anima. Leggo e commento. Prima regola, numero 314, a coloro che passano da un peccato mortale all'altro, il demonio comunemente è solito proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare diletti e piaceri sensuali, per meglio mantenerli e farli crescere nei loro vizi e peccati. Con questi, lo spirito buono usa il metodo opposto, stimolando al rimorso la loro coscienza con il giudizio della ragione. Allora, dentro tutta quanta quella congerie che abbiamo visto essere parte di quello che si agita dentro di noi, noi sentiamo delle, si chiamano mozioni, delle inclinazioni, dei desideri, delle tendenze verso qualcosa. Ecco, queste possono essere provocate, suscitate, e lo sono spesso e volentieri, in maniera che noi non ne siamo coscienti, perché sembra che vengano da noi, ma da noi non vengono. Allora, prima situazione, perché non ci sono delle regole assolute, perché è diverso il modo con cui il diavolo o Dio interviene su un'anima a seconda della condizione in cui si trova. E vedremo che sono specularmente opposti, non soltanto l'uno dall'altro, ma anche sono specularmente opposti a seconda della situazione in cui si trova l'anima. Allora, il primo caso che propone Sant'Ignazio sono le persone che passano da un peccato mortale all'altro, quindi le persone che ancora non hanno varcato quel primo step fondamentale, poi le vedremo queste cose, del percorso di guarigione, liberazione e santificazione, che è la conversione. Quelli che sono già del diavolo, quelli che sono già suoi. Allora, quando noi abbiamo una cosa che è nostra, che cosa facciamo? Cerchiamo di consolidare la nostra proprietà. Quindi, com'è che un'anima diventa proprietà del demonio? Noi pensiamo, ah, se gli hanno fatto la fattura, ah, si è indemoniata, ah, si è impossessata. No, figlioli miei cari. Se un'anima ha commesso anche solo un peccato mortale. Questo lo insegna la Santa Madre Chiesa, non lo insegna Don Leonardo. Se un'anima commette un peccato mortale, perde la grazia di Dio e purtroppo acquisisce lo stare in amicizia, non diciamo grazie per non dargli soddisfazione, del diavolo, diventa amico suo. E il diavolo cosa fa? Alimenterà questa cosa, d'accordo? Fai già questo peccato e te ne faccio qualcuna, c'è già questo vizio, che ne so, bevi e adesso proviamo una canna, ecco. Hai provato una canna? Beh, ma una canna è un po' poco, proviamo un tiro di cocaina.
Poi la cocaina è un po' poca, passiamo alle droghe sintetiche. Poi le droghe sintetiche sono un po' poche, passiamo all'eroina. Poi non lo so che altro ci sta, non sono un grande esperto, insomma, di queste materie, no? Ecco, e, come dire, i disordini sessuali, d'accordo? Hai rapporti prematrimoniali, ma questo è un po' poco. Comincia ad andare in giro con tante donne. Poi è un po' poco, comincia a praticare anche qualche digressione, insomma, qualche attività un po' strana. E poi cominciamo anche ad andare oltre ancora, quindi si può andare oltre ancora, oltre ancora, oltre ancora. Quindi stessa cosa vale per i soldi, per la gola, per tutte quante queste cose qui. Quindi l'assecondare voglie e desideri quando una persona sta lontana da Dio è attività da evitare, sospetta. Cosa fa nostro Signore? Qui c'è lo sfondo del Vangelo del figlio al prodigo. E a chi si trova in questo stato cerca di risvegliare la coscienza. Cioè di dire, di fargli dire, fermi tutti, fammi mettere un attimo a pensare. Cosa sto facendo? Cosa sto guadagnando da questa vitaccia orribile e soggetta e soggiogata più che soggetta da questi grandi inganni? Cosa ne sto guadagnando? Cosa me ne sta venendo in tasca? Sono veramente contento a campare così? Pensiamo per esempio a chi è schiavo della pornografia compulsiva, che passa da una schifezza all'altra. Generalmente le persone che vivono così, a parte il fatto che non bisogna mai, ce lo siamo già detti, giudicare, perché bisogna vedere cosa c'è dietro quel comportamento, da cosa la persona sta scappando, quali compensazioni sta cercando, eccetera. No, comunque, a prescindere da questo, quella persona, se ascolta i momenti, diciamo, di lucidità, concepirà un bel giorno avversione verso quello che, disgusto verso quello che sta facendo. E questa è la porticina attraverso cui la grazia lo chiama e lo richiama per tirarlo fuori dai guai. Quindi, quando una persona si trova in una condizione di lontananza da Dio, l'assecondare voglie e desideri non è salutare, ma il fare silenzio, il farsi attenti alla voce della propria coscienza, sì. Seconda regola, 315. La situazione qui cambia, perché la conversione c'è stata. Cin coloro che si impegnano a purificarsi dai loro peccati e che procedono di bene in meglio. Quindi lo scenario è differente. Non stiamo più in una situazione di lontananza da Dio, di inimicizia con la sua grazia, ma anzi stiamo in grazia e anzi desiderosi di crescere. Probabilmente la maggior parte delle persone che avranno, come dire, la pazienza di ascoltare queste mie piccole condivisioni appartengono a questa schiera, presumibilmente. Procedono di bene in meglio nel servizio di nostro Signore. Che cosa succede? Viene il contrario rispetto a prima. Allora, che cosa succederà? Lo spirito cattivo, è proprio dello spirito cattivo, rimordere, rattristare, porre difficoltà e turbare con false ragioni per impedire di andare avanti. D'accordo? Adesso faremo qualche esempio. Invece è proprio dello spirito buono, dare coraggio ed energie, consolazioni e lacrime, ispirazioni e serenità, diminuendo e rimuovendo difficoltà per andare avanti nella via del bene. Allora, questo è un pochino di esempi classici, no? Una persona che comincia a camminare un po' e il diavolo comincia a mettere i bastoni tra le ruote. Allora, tu c'hai, che ne so, quell'appuntamento importante, che ne so, quel ritiro importante, che va a succedere qualche cosa che si mette di traverso, come dire, un impedimento familiare, un impedimento lavorativo, eccetera, eccetera, no? Allora lì bisogna avere subito l'accortezza. È chiaro che quando si tratta di cose, qui specifico sempre, perché oggettivamente invincibili, quindi se mi si è ricoverata mia madre in ospedale con un tumore, sta in fin di vita, io non posso allontanarmi, questo è chiaro, questo qui, no? Ma
queste cose generalmente sono una minoranza, diciamo che sono un 10-20%. L'80% sono difficoltà, ma sono difficoltà che sarebbero superabili. Allora, tu devi capire che se tu stai camminando, il diavolo non starà a guardare. Il diavolo ti metterà i bastoni tra le ruote. Oppure uno comincerà a pensare, dice, sai, ma quaresima, no? Dice, facciamo qualche digiuno quaresimale. Dice, sì, però soltanto quaresimale. Cioè, adesso mica vorremmo star fa tutta quanta la vita al digiuno. Oppure uno comincia a dire un po' il rosario, dice, ma il rosario sì, ma non, ma mica lo dovrò di sempre. Vedete? Turbare con false ragioni, quindi porre difficoltà, impedire di andare avanti, no? Oppure la tristezza, rattristare, insomma, no? Il cominciare a percepire, sì, all'inizio è tutto bello con il Signore, no? Poi certamente anche la vita interiore ha una sua disciplina, ha dei momenti dove non è tutto quanto in discesa, d'accordo? Uno prende delle buone abitudini e dice, però oggi dando a messa a me non mi va. Ecco, sta attento che quel oggi di andare a messa non mi va, se tu stai acquisendo l'ottima, eccellente abitudine della presenza quotidiana alla Santa Messa, quel oggi non mi va, stai attento che è sospetto. Invece lo spirito buono in questa circostanza soggettiva, incoraggia, e dà energie, consolazioni e lacrime. Cioè si cominciano a vivere le prime forme di esperienza intima con il Signore, quindi comprese le consolazioni e le lacrime. Sono cose normalissime, molte persone che vivono queste cose si pensano di essere come non so, grandi mistici, insomma chissà che cosa. Queste sono cose normalissime, soltanto che uno si mette in condizione di poterle vivere, sono cose comunissime e normalissime. D'accordo? È normale che Dio si cominci un pochino a comunicare ad un'anima che lo cerca, che lo desidera, che lo vuole. È ovvio questo qui, no? Ecco, ispirazioni, serenità, ecco, rimuovendo ogni difficoltà, quindi è contrario di prima, no? Andiamo a vedere un pochino le regole che sono un pochino più avanti. Dodicesima regola. Il demonio si comporta come una donna, perché per natura è debole, ma vuole sembrare forte. Infatti è proprio di una donna perdersi d'animo quando litiga con un uomo e fuggire se l'uomo le si oppone con fermezza. Se invece l'uomo incomincia a fuggire e a perdersi d'animo, crescono smisuratamente l'ira, lo spirito vendicativo e la ferocia della donna. Allo stesso modo, è proprio del demonio indebolirsi e perdersi d'animo e quindi allontanare le tentazioni quando chi si esercita nella vita spirituale si oppone ad esse con fermezza, agendo in modo diametralmente opposto. Se invece chi si esercita e comincia a temere e a perdersi d'animo nel sostenere le tentazioni, non c'è al mondo una bestia così feroce come il nemico della natura umana nel perseguire con tanta malizia il suo dannato disegno. Cosa sta dicendo Sant'Ignazio? Che al diavolo non si deve concedere nemmeno mezzo dito, niente. E questo è quello che ha fatto Gesù nel deserto. Diceva come, sono 40 giorni che non mangi, dai, sono 40, mica una settimana. Non dico che vai al ristorante a farti il pranzo con caviale, cozze, vongole, frutti di mare, insomma, ma una pietra che diventa pane, un bel pezzo di pane, mangiatelo, no? Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Stroncato con la parola di Dio. Pensiamo ai nostri progenitori. Al racconto della Genesi, l'ho detto tante volte. Cosa doveva fare Eva? È vero che il Signore ti ha ordinato di non mangiare di nessun albero del bambino, del giardino? Io con te non ci parlo, via. Abbiamo sentito il canto che ha accompagnato l'inizio di questa puntata che è stato scelto apposta, no? Via da me, vattene via, non ti voglio proprio stare a sentire.
non lo devi stare a sentire. Non concedere nulla. Una donna seduttrice, qui non si devono offendere le donne, no? Quindi, se trova un uomo, come dire, che proprio non la calcola proprio, non la guarda proprio, se ne va, perché non vuole essere umiliata e mortificata. Ma se, non dico che l'uomo gli dà spago, però se all'uomo gli scappa un mezzo sguardo interessato, non dico che ci parla, però fa un ammiccamento, fa un sorrisino, d'accordo? È la fine. È la fine. Allora, bisogna avere questa intelligenza. Quando cominciamo a percepire una tentazione, bisogna non dire no di più. Via, non parlare, non scendere a compromessi, non ascoltare, tantomeno entrare in dialogo, perché se entriamo in dialogo siamo morti. Noi non siamo più grandi di Gesù. Gesù non ci ha parlato col diavolo, mai. L'ha lasciato parlare e dopodiché gli ha opposto con fermezza e risoluzione la parola di Dio e l'ha mandato via. Altra tecnica di assalto del nemico. Così pure il demonio si comporta come un frivolo corteggiatore che vuole rimanere nascosto e non essere scoperto. Infatti un uomo frivolo, che con discorsi maliziosi circuisce la figlia di un buon padre o la moglie di un buon marito, vuole che le sue parole o le sue lusinghe rimangano nascoste. Questa è la regola 326, eh? Numero 326, la regola 13. È invece molto contrariato quando la figlia rivela le sue parole licenziose e il suo disegno perverso al padre o la moglie al marito, perché capisce facilmente che non potrà riuscire nell'impresa iniziata. Allo stesso modo, quando il nemico della natura umana presenta una persona retta alle sue astuzie e le sue lusinghe, vuole e desidera che queste siano accolte e mantenute segrete. Ma quando essa le manifesta a un buon confessore o ad altra persona spirituale che conosca gli inganni e le malizie del demonio, questi ne è molto indispettito. Capisce che non potrà riuscire nella malizia iniziata, dato che i suoi evidenti inganni sono stati scoperti. Allora, questa regola è una regola molto importante, perché ci fa esercitare una cosa che vince sempre contro il demonio. E quando non c'è, invece, ci mette in condizioni di perdere quasi sempre. È la sana e sincera umiltà. L'umiltà che ci spinge, prima di prendere una decisione, un'iniziativa, a parlarne, a confrontarci. Non perché vogliamo che altri decidano al posto nostro o facciano quello che non dobbiamo fare, ma perché è sempre meglio, prima di fare qualcosa, sottoporsi al consiglio di persona saggia e prudente, perché delle volte veniamo ingannati. Ci sono delle volte che non abbiamo la possibilità di percepire l'inganno, questo lo vedremo ancora meglio quando faremo, forse già la prossima volta, il discorso sulla quadripartizione dell'io, in particolare per quello che attiene l'io cieco, che esiste, anche questo è scientificamente provato. Tu potresti non accorgerti di una cosa, se ne accorge chi la vede dal di fuori. Specialmente se ti vuole bene uno e se ha un minimo di sapienza. Ecco perché è importantissimo dove
possibile avere un confessore o, in certi casi, quando è necessario, anche un direttore spirituale. Non perché con questi personaggi si instaurino dinamiche che abbiamo già visto, ma le riprenderemo, di dipendenza psicologica, di sudditanza, peggio ancora, comportamenti di manipolatori o idolatrici o tutta quanta questa serie di fattori che o deresponsabilizzanti, nel senso che io scarico la responsabilità delle mie cose sul confessore, sul padre spirituale, gli estorco e mi faccio dire esattamente tutto quello che dovrei fare per filo e per segno, facendogli fare una cosa insomma che neanche il nostro Signore fa. Non è questo. Però per quanto riguarda queste cose, avere l'umiltà di dire: padre, io in questa dinamica, in questa situazione avverto questo, ma che ne pensa di questo pensiero, che ne pensa di questa situazione, eccetera eccetera, già che chi ti sta vicino ti dice: bene, lo vediamo insieme, vedrai che già semplicemente parlare, confrontare e avere qualcuno che ti dica e ti aiuti già a capire bene quello che tu hai già capito è un'ottima arma di difesa. Il diavolo non può farci assolutamente nulla se tu fai questo. Se tu fai le cose di nascosto, ti tieni tutto dentro e ci pensi da solo, non hai possibilità di essere difeso e di essere avvertito o ammonito da possibili inganni. Chi te l'ha detto che questa cosa, anche se sembra buona, sia buona realmente? Il diavolo, per portarci nei suoi infernali mondi, a volte, non specialmente con le persone che sono un pochino decise e risolute sulla via del bene, non pensiamo che lui sia così grossolano, cioè se vede una persona che è risoluta sulla via del bene, a quello non gli proporrà come tentazione un peccato mortale, assolutamente, perché quello non lo fa un peccato mortale, e il diavolo non vuole essere umiliato da una povera creatura molto inferiore a lui, che quello lo va a tentare e quello ci sputa in faccia perché non lo fa il peccato mortale, ma non farà mai una cosa di questo genere. Ti proporrà delle raffinatezze, quindi delle cose apparentemente buone ma avvelenate, delle vie apparentemente belle ma diciamo pure sante, d'accordo? Ma che tali non sono, che sono avvelenate o che sono pericolose. Le classiche avventure a rischio. Allora, tante volte mi fu raccontato da insigni uomini di chiesa, insomma, durante i tempi della mia formazione, la favola di Cappuccetto Rosso. E tra l'altro la favola di Cappuccetto Rosso, mi fu anche detto, io non lo sapevo, terminava in maniera drammatica, cioè il lupo a Cappuccetto Rosso se l'è mangiato, evidentemente travestito dalla nonnina, e non era andato nessun cacciatore poi a sparare al lupo e a tirare fuori dalla pancia del lupo Cappuccetto Rosso. Cappuccetto Rosso era morto. Solo che quando gli editori videro la storia, dissero: una favola è bellissima, è molto significativa, è molto edificante, però un finale di questo genere ai bambini li traumatizza, quindi cerchiamo di trovargli un lieto fine. È uscito fuori il cacciatore. Cosa ha fatto Cappuccetto Rosso?
Cappuccetto Rosso gli stavo detto non andare da solo, non starti da solo nel bosco, diciamo. Ma no, ma io vado tranquillamente, che problema c'è? Devo andare dalla mia nonnina, non c'è nessun problema, vado solo. Ecco, inoltrarsi da soli. Attenzione, facciamo un pochino di esempi, perché sempre è bene. Come fa una persona, per esempio, ad essere accalappiata da un movimento pseudo-religioso? Non vorrei fare nomi per non offendere nessuno, no? Perché mi urta proprio. Sappiamo che è molto diffuso il fenomeno, come dire, delle aggregazioni pseudo-religiose, filosofiche, oppure anche religiose in senso stretto, o paracristiane, o pseudo-cristiane, o cose di questo genere. Come fa una persona intelligente, che magari era una grande persona di chiesa? Io conosco persone, so di persone che sono state accalappiate, e qui da queste parti c'è una realtà, insomma, abbastanza preoccupante da un punto di vista ecclesiale, che ha già, non voglio ripeto fare nomi, che ha già, insomma, evidentemente ricevuto scomuniche, insomma, da parte della Chiesa Cattolica. Ma lì sono andate a finire persone che andavano a messa tutti i giorni, che si confessavano tutte le settimane. E com'è possibile che una persona va a finire in un posto dove a messa non ci vanno più, dicono che non bisogna andarci, che nella chiesa cattolica è marcia, che sacramenti non bisogna ricevere, e che se ti nasce un bambino non lo devi battezzare, e che se muori non ti devi fare il funerale, e se viene un prete a benedirti la casa non gli devi aprire? Come fa una persona che andava a messa tutti i giorni a trovarsi in una situazione del genere, secondo voi? Secondo chi sta ascoltando questa cosa qui? Com'è possibile? È stata accalappiata. Ma attenzione, non è mica stata accalappiata in maniera grossolana. Come l'hanno fatto? Come hanno fatto ad accalappiarla? C'è tutta quanto una procedura, diciamo così. Procedura che deve presentare questa cosa come bella, come accattivante, come vera. D'accordo? Attraverso tutta quanto una serie di manipolazioni successive. Allora, se tu rimani da solo, ha voglia di andare a messa tutti i giorni, ha voglia di confessare tutte le settimane, puoi essere fatto fuori. Allora tu che cosa devi fare, se sei intelligente? La prima volta che prendi contatto con qualcuno di questo, con qualche persona che ti comincia a parlare di queste cose, se non sei capace di dire, tu ce l'hai con la Chiesa Cattolica? Bene, non ti voglio neanche stare, ti voglio bene, però non ti voglio neanche stare a sentire, d'accordo? Vieni a dirmi tutto quanto, ma non mi parlare mai della Chiesa. Lo so benissimo che nella Chiesa Cattolica ci sono tante cose che non funzionano, che i suoi figli non sono più santi degli altri, hanno bisogno di conversione, l'abbiamo, ma non mi venire, no, cioè, ciò nonostante non si tocca, d'accordo? Se non hai questa capacità, parla con qualcuno prima che sia troppo tardi. Mi spiego? Guardate, bisogna fare molta molta attenzione. Quindi questa attenzione, questa tentazione non è che a quello che andava a messa tutti i giorni gli ha detto vattene a prostitute. Quello non ci va a prostitute. Non glielo dice, perché non ci andrà. Ma se una persona poi si trova in una realtà del genere, poi una volta che entra dentro quel mondo, d'accordo? Questi mondi, io ho degli amici che lavorano al GRIS, per esempio, sono caratterizzati da tutta una serie di meccanismi standardizzati che sono terribili. Se uno entra in una realtà di questo genere, poi è teoricamente possibile uscire, ma è molto difficile. È molto difficile. E anche lì, per uscirne, ci sarà bisogno di farti aiutare da qualcuno, quindi di arrivare a un momento in cui tu chiedi aiuto, in cui tu apri il cuore, perché è quasi impossibile venirne fuori
da soli. Quindi non si possono affrontare certe dinamiche, certe problematiche da soli, e bisogna avere l'umiltà di farsi consigliare o di chiedere un consiglio o di confrontarsi. Dici, ma come, ma che mi devo confrontare? Ma io sono tanto te, cioè io sono bravo, io sono qua, io ho già vado a messa tutti i giorni, dico 50 rosari, quindi il Signore, la grazia mi aiuterà. Sì, ti aiuta, però il nostro Signore ha voluto che noi ci facessimo aiutare gli uni dagli altri, che nessuno di noi fosse autosufficiente. Io dico sempre, il Papa, che insomma il capo della Chiesa Cattolica, il vicario di Cristo in terra, il Papa si confessa, non si può dare la soluzione da solo. Ci siamo mai chiesti come mai? Io posso confessare a tutti quanti, meno che me stesso. Io mi devo confessare, devo andarmi ad umiliare, devo andare da un mio confratello a dirgli le mie miserie. Io non posso fare il direttore spirituale a me stesso, posso farlo a tante persone che me lo chiedono, se sono in grado di farlo, ma sicuramente non lo posso fare a me stesso. Non lo posso fare a me stesso. Perché nostro Signore ha stabilito che il sacramento della confessione un prete, cioè io la messa la celebro, non lo posso celebrare anche da sola. Cioè, la comunione me la prendo da solo, insomma, no? Quindi non è che è una cosa, dice, questo è un limite del sacramento dell'ordine, e col sacramento dell'ordine i sacramenti puoi dare soltanto al prossimo. Insomma, cioè, la messa celebrata dal sacerdote da solo è perfettamente messa, c'è Paolo VI che ce l'ha insegnato, tu consacri, offri, fai la comunione e fai tutto da solo, d'accordo? Ma la confessione no, l'olio santo no. Se io starò male, dovrò chiedere a qualche confratello che abbia la carità di venirmi a dare l'olio santo, non me lo posso dare da solo. Scusate, che ci vorrebbe? Prendo l'olio, mi faccio un segno sulla fronte, sulla mano destra, sulla mano sinistra, dico la formula e me lo faccio da solo. Come mai Gesù non ha voluto che questo si potesse fare? Ecco, perché anche a chi ha il potere di poter agire in suo nome, quindi di rimanesse questa dipendenza strutturale da qualcun altro. Perché solo Dio fa da solo. Solo Dio fa da sé. Noi diciamo che chi fa da sé fa per tre, va bene. Per certe cose può essere una buona intuizione, non per tutte però. Allora, quando si sta soprattutto già avviati nel bene, bisogna fare attenzione perché il diavolo si raffina. Non è più, come dire, grossolano, d'accordo? Quindi non è che ti propone, ma diventa raffinato. Quindi non ti propone immediatamente una cosa negativa, ma ti ci porta piano piano, attraverso un raggiro, attraverso una trappola, attraverso un inganno. Solo chi c'ha naso può dirti non ti imbarcare in questa cosa. Figlioli miei cari, io dico queste cose perché non voglio, e mi atterrò a questa cosa, non voglio fare esempi né nomi di nessuno, mai. Però nel corso della storia ci sono stati grandi personaggi, anche qui vorrei evitare di fare nomi, d'accordo, però anche tra i padri della Chiesa, così siamo generali, che erano dei geni, delle persone straordinarie, si sono fatti lentamente accalappiare da gruppi ereticali e qualcuno è morto. Speriamo che il Signore abbia comunque provveduto alla salvezza della sua anima, vicino a questi pseudogruppi e lontano dalla Chiesa Cattolica. Le modalità, cioè tu dici, ma come? Un ministro, un prete, un vescovo, un teologo di quel calibro, come ha fatto a farsi abbindolare? In tempi recenti ci sono stati, insomma, vabbè, questo è un fatto pubblico, penso, io ero piccolino, insomma, no? Rimasi sconvolto da un fatto di cronaca che coinvolse un vescovo, insomma, che fu trascinato
dentro una setta spaventosa, terribile, andò in televisione su tutti i giornali, insomma, no? Il pontefice intervenne in prima persona per cercare di tirarlo fuori dai guai, sembrava esserci riuscito, ma poi non c'è riuscito. Come ha fatto un vescovo a trovarsi in quella situazione? Cioè, capiamo con chi ci abbiamo a che fare, quindi non voglio io far venire alla gente la paura del diavolo, d'accordo? Perché il diavolo si alimenta del nostro, cioè vuole terrorizzarci, quindi vuole che siamo... Però non si deve né avere il terrore, ma neanche fare gli sciocchi, nel senso sottovalutare un avversario. Non si può e non si deve. Né possiamo pensare di poterlo combattere senza le adeguate e opportune armi, quelle che si devono usare. Questa è importante. Questa è importante. E quanto più siamo incamminati verso la santità, e questa non è proprio una spia, tanto più dobbiamo essere pronti e disponibili al confronto. E ad essere attenti che quando c'è qualcosa che tocca alcuni punti, e mi permetto di ripetere, la Chiesa non si tocca. Quando qualcuno viene a dirci qualcosa e comincia, che io capisco, dice, ma no, ma guarda, questo fatto è vero, d'accordo? Io devo raccontare questa storia, quel vescovo questa cosa l'ha fatta, l'ha detta, ci stanno i telegiornali, quindi parliamone. A te sembra, dice, beh, vabbè, fammi sta a sentire. Io, se mi posso permettere un consiglio, dico, stai attento. Perché questa può essere una cosa, una prima, come dire, un primo approccio che oggi ti senti il vescovo X, domani il cardinale Y, dopodomani il prete Z, dopodomani quel papa che, dopo quell'altro che sta qui, accumuli, tra 2 anni ti ritroverai fuori dalla Chiesa. T'attento. Perché fuori dalla Chiesa cattolica salvezza non c'è. Specialmente per chi già ci sta dentro. D'accordo? Noi ho fatto tante catechesi in passato, poi li faremo, dove spiegavo come si deve interpretare il principio antichissimo extra ecclesiam nulla salus. D'accordo, non vuol dire che tutti quelli che non fanno parte della Chiesa vanno automaticamente tutti all'inferno, come è insegnato anche nella Lumen Gentium. Però chi ci sta dentro la Chiesa non si deve muovere dalla Chiesa, Questo è sicuro, questo qui è. D'accordo? Quindi attenzione a queste tecniche. D'accordo? Il diavolo non viene quando ti fa una prima moina a dirti dove vuole andare a parare, sei tu che devi capirlo, ma siccome tu da solo non sei in grado di capirlo, chiedi consiglio a qualcuno e ti dirà fermati, lascia perdere. Se imbrocchi sta strada ti sembra che non è niente, ma ti andrai a ritrovare dentro un burrone, lascia stare. E se ti dice lascia stare, tu abbi l'umiltà di lasciar stare. Si campa lo stesso. Quattordicesima ed ultima regola che vediamo questa sera, anche perché il tempo a nostra disposizione è finito. Così pure il demonio si comporta come un condottiero che vuole vincere e fare bottino. Infatti un capitano che è capo di un esercito pianta il campo ed esamina le difese o la disposizione di un castello e poi lo attacca dalla parte più debole. Allo stesso modo il nemico della natura umana ci gira attorno, San Pietro, come leone ruggente va in giro cercando di divorare. Esamina tutte le nostre virtù, teologali, cardinali e morali, e poi ci attacca e cerca di prenderci dove ci trova più deboli e sprovveduti, per la nostra salvezza eterna.
Questa è un'altra cosa terribile. Io mi permetto di aggiungere, non voglio certamente fare le glosse a Sant'Ignazio, che è un mostro in senso buono, insomma, un gigante del discernimento degli spiriti, no? E non è solo un problema di scarsità in qualche virtù teologale, cardinale e morale, ma anche le nostre debolezze psicologiche. Quello che abbiamo visto la volta scorsa, le paure, le leve su cui può lavorare sulla nostra anima. Attenzione, perché è una vecchia volpe il diavolo. Ha esperienza. Quanti migliaia di anni sono che Dio ha creato gli angeli? Io sinceramente non lo so. Credo che siano un bel po'. Quando è accaduto il peccato originale? Bella domanda, no? Secondo la cronologia biblica, comunque almeno 4.000 anni avanti Cristo, quindi 4.000 più 2.000, cioè abbiamo già 6.000 anni di esperienza con tanti esseri umani, insomma, no? Quindi avrà imparato qualcosa il diavolaccio, no? Forse sì. Ecco, quindi attenzione, perché saremo attaccati sui nostri punti deboli. Tu conosci i tuoi punti deboli? Sei in grado di conoscerli? Sei in grado di riconoscerli? Sei in grado di amministrarli, di gestirli? Punto interrogativo. Stiamo dinanzi ad un avversario astuto e cattivo. Il suo scopo è di portarci alla rovina, di portarci all'infelicità, di portarci lontani dalla via del Signore, di non farci prendere nessuna delle tante grazie che il Signore ci ha riservato, e se ci riesce, di portarci all'eterna dannazione, che non è una cosa bella. Ecco, quindi dobbiamo fare attenzione dentro la nostra realtà esistenziale, così chiudiamo l'argomento di questa sera, a tenere presente che oltre al nostro panorama psico-emotivo già abbastanza turbolento e complicato, dobbiamo fare i conti anche con questo, che tra l'altro con questo nostro panorama turbolento e complicato ci gioca come il gatto col topo. Ecco, quindi dobbiamo fare attenzione. E dobbiamo avere l'umiltà di chiedere aiuto e di farci aiutare, non costituirci nelle nostre cose giudici di ultima istanza. Questo tiene lontano il diavolo e gli impedisce di fare non pochi dei danni che avrebbe intenzione di arrecare alle nostre persone. La prossima volta faremo, se dico, uno step ulteriore, andando a decodificare come è fatto il nostro io. La prossima volta ancora, se il Signore ci aiuta, andremo a vedere il discorso, che qualcuno già conosce perché ne ho parlato ampiamente in passato, del nostro DNA interiore, cioè non ci abbiamo fatto quello là, biologico, che è appunto il nostro temperamento. Però una cosa alla volta, ci aggiorniamo. Un buon fine settimana a tutti, tutto sempre alla maggior gloria di Dio. Alla prossima e a presto.